non sei a Formentera, come mai tutti VIP quest'anno? No, veramente. Perché quando tutti gli altri vanno, io sono il gre, quando il gregge va di qua, io vado di là, la famosa pecora nera. Sì. Tutti vanno a Formentera, le vene qui. No, no, qua è bellissimo, bisogna stare in Italia, rimanere in Italia e passare le vacanze in Italia. Formentera è una meta talmente scontata che forse è meno scontato venire a Milano Marittima. E poi qui c'è la piadina molto buona che a Formentera non c'è. Nell'estate in cui Formentera sembra la meta VIP per eccellenza, Milano Marittima regina per una notte grazie al VIP Master di tennis, grande classico dell'estate che riunisce sulla terra rossa personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo. Da Alba Parietti a Nina Moric, a Gianni Rivera, Alessia Fabiani e Francesca Cipriani, alla regina lo scorso anno del Roland Garros, Francesca Schiavone, fino al principe Emanuele Filiberto. Forse 5-6 anni che non ho giocato a tennis. Però è venuto perché? Per divertirmi con gli amici. Allora, appena compiuti 50 anni, in maniera splendida però. Grazie. Come ti senti avendo varcato questa soglia? Una brutta sensazione, eh? 50 anni sono brutti, ma mi sono informata anche per gli uomini. Solo che gli uomini rimbambiscono in genere, noi invece miglioriamo. Stasera solo tennis, eh? Giocherai? Purtroppo per voi sì. Sì. È il mio sport, diciamo, me la cavo meglio in altri sport. L'anno prossimo Formentera, quest'anno Milano Marittima. Pare che sia passato il tempo delle curve prorompenti. Non passerà mai il tempo delle curve prorompenti. La prorompenza, secondo me, viene sempre premiata. Cioè, la donna è bella prorompente. 12 anni che vengo a Milano Marittima, cioè, è un appuntamento fisso annuale. Come faccio a non essere? Se non ci sono io, non c'è vita. Che cacchio dobbiamo andare a Formentera in Spagna a fare? Adesso c'è crisi, diamo i soldi qua ai nostri amici, dai, che è meglio. Durante le vacanze preferisco stare ai posti dove veramente posso rilassare pienamente, visto che durante l'anno lavoro e faccio questo di mestiere, allora almeno durante le vacanze faccio qualcosa per me stessa.